Ciao da Francesco Massagli di Pianoforte Web. In questa lezione impariamo a suonare Silent Night, un classico della tradizione natalizia che vedremo in un arrangiamento in piano solo. Affronteremo varie versioni di questo brano, iniziando con una versione semplificata fino ad arrivare ad un'armonizzazione sempre più complessa. Per prima cosa impariamo a suonare il tema, la melodia, solamente con la mano destra. Dopo aver suonato la melodia, andiamo a vedere gli accordi che costituiscono questo brano. Prima di analizzare gli accordi, come al solito, andiamo a vedere la scala maggiore e la scala maggiore armonizzata della tonalità di impianto. Il brano si trova in tonalità di Si bemolle maggiore, quindi suoneremo la scala maggiore di Si bemolle. E la scala maggiore armonizzata per triadi. Nella prima versione andremo ad utilizzare gli accordi costruiti su primo grado, Si bemolle maggiore, quarto grado, Mi bemolle maggiore e quinto grado, Fa maggiore, quindi i tre accordi maggiori che si ricavano dall'armonizzazione della scala maggiore. Per sviluppare un orecchio armonico, ti consiglio per prima cosa di provare ad individuare ad orecchio quali sono gli accordi corretti per armonizzare questa melodia, utilizzando semplicemente questi tre accordi, Si bemolle maggiore, Mi bemolle maggiore e Fa maggiore. Potrai poi esercitarti su moltissimi brani di tradizione popolare che possono essere armonizzati con solo questi tre accordi. Nella prima versione suoneremo con la mano sinistra la fondamentale e la quinta dell'accordo, quindi su Si bemolle e Fa. Su Mi bemolle, Si bemolle e sull'accordo di Fa, Fa e Do. E con queste disposizioni andremo ad armonizzare la melodia. Quindi le prime quattro battute le suonerò con l'accordo di Si bemolle. Poi passo all'accordo di Fa sul quinto grado e torno su Si bemolle. Poi quarto grado. Primo, quarto, poi quinto, poi ancora primo, Sempre utilizzando questi accordi, proviamo a suonare un arpeggio della triade con la mano sinistra che accompagna la melodia della mano destra. Adesso vediamo un'armonizzazione un po' più articolata, più complessa, che utilizza anche altri accordi, oltre a quelli che si trovano su primo, quarto e quinto grado della scala maggiore armonizzata. Per prima cosa andiamo a vedere la scala maggiore armonizzata per quadriadi, quindi su ognuna delle note delle scale andremo a costruire un accordo a quattro voci. Questa armonizzazione abbiamo quindi ricavato un accordo di settima maggiore sul primo grado, minore settima sul secondo, minore settima sul terzo, settima maggiore sul quarto, settima di dominante sul quinto, minore settima sul sesto e semidiminuito sul settimo grado. Quindi adesso utilizzeremo le quadriadi per armonizzare questo brano. Oltre a questi accordi andremo ad inserire anche le cosiddette dominanti secondarie e sottodominanti secondarie.
Oltre all'accordo che si trova sul quinto grado della scala maggiore armonizzata, in questo caso il Fa settima che crea questa cadenza quinto primo verso l'accordo di Si bemolle, andremo ad utilizzare anche gli accordi che si trovano sul quinto grado di ognuno degli accordi della scala armonizzata e creeremo con questi una cadenza quinto verso un accordo diverso dal primo. Quindi in questo caso avremo il Sol settima, ad esempio, che è quinto del secondo, il La settima che è quinto del terzo e così via per tutti gli accordi della scala maggiore armonizzata. Oltre alla dominante secondaria potremo vedere anche la sottodominante secondaria, quindi il secondo grado rispetto all'accordo di arrivo. Quindi se voglio arrivare su Do minore settima farò Re minore settima o Re semi diminuito, quinto Sol settima e primo Do minore. Vediamo quindi un'armonizzazione di Silent Night che utilizza anche questi accordi. Quindi andiamo ad analizzare quello che ho appena suonato. Io ho iniziato con un Si bemolle maggiore e poi ho fatto questa cadenza quinto, Re settima verso l'accordo di sesto grado, Sol minore. Poi terzo grado e Fa minore settima, Si bemolle settima che sono rispettivamente secondo, quinto del quarto. Poi ho fatto Do settima che fa da cadenza verso il Fa settima, poi Si bemolle settima maggiore che posso suonarlo anche con un basso di Re e poi ancora secondo quinto del quarto. Abbiamo invece Mi semi diminuito La settima che è secondo quinto del terzo e ancora secondo quinto del quarto. Del terzo, quinto del sesto, quinto del secondo, quinto grado Fa settima, possiamo fare un Re settima con basso di Fa diesis, che è quinto del sesto grado, poi ho Do settima, quinto del quinto, e poi Do minore, secondo grado. E primo. Bene, spero che questa lezione ti sia stata utile per imparare a suonare e ad armonizzare Silent Night. Per continuare a seguire le mie video lezioni, iscriviti al canale, attiva le notifiche e ci vediamo alla prossima lezione.